A Palazzo Venezia i capi abissini sottomessi, Ras Seyum, Ras Kebede, Ras Getachò e De Giacomo Lughieta rinnovano personalmente al Duce il giuramento di fedeltà già professato al ministro delle colonie e al viceré maresciallo Graziani. Il Duce, prendendo atto dei sentimenti espressi e dei propositi manifestati, assicurando che le popolazioni d'Etiopia saranno governate con forza, giustizia e umanità secondo le leggi di Roma e attraverso l'azione del fascismo, elevate a migliori condizioni di vita, si è degnato gradire il dono di una spada d'onore e di uno scudo tempestato di pietre preziose.